ve lo dico più avanti. Perfetto, quindi torno a darvi un buongiorno a beneficio di registrazione e inizio a raccontarvi un po' come ci siamo immaginati questo ciclo di seminario online, ve lo accennavo prima, abbiamo pensato potesse essere utile strutturarlo su tre webinar, uno introduttivo al governo aperto che si è svolto mercoledì 6 aprile e di cui trovate sulla pagina di 20 piedi dedicata a questo ciclo la registrazione integrale e le slide del seminario. Oggi invece parliamo di engagement, di coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni pubbliche e lo facciamo guardando appunto questa partita con l'ottica, col filtro del governo aperto, più in generale la trasparenza, della tracciabilità delle scelte della pubblica amministrazione, mentre ne approfitto per dirvi che mercoledì 4 maggio, il prossimo 4 maggio, parliamo di dati aperti e di accountability, come i dati possono diventare il mattoncino da Malta per creare un ecosistema dell'accountability della pubblica amministrazione. Ne approfitto anche per dirvi che chiaramente, dal momento che vi siete iscritti attraverso la pagina di 20 piedi dedicata a questo ciclo, siete automatici, cioè non dovete fare nient'altro per il webinar del 4 maggio, semplicemente riceverete, così come avete avuto questa mattina, una mail con i link e le credenziali di accesso per arrivare in aula e raggiungerci per la chiacchierata del 4 maggio sui dati aperti. Ci tenevo anche a dirvi che chiaramente la pagina è sempre questa qui di 20 piedi, quindi tutti i materiali li trovate qui con licenza aperta e quindi insomma, visualizzabili, scaricabili e risabili da tutti. Due parole rapide su come funziona, come ci siamo immaginati questo ciclo. Come vi dicevo, nasce nell'ambito di un progetto pilota di rafforzamento rispetto al tema del governo aperto che Dipartimento della Funzione Pubblica e Formez fanno insieme a una serie di pubbliche amministrazioni. Tra queste abbiamo la fortuna di lavorare anche con la Regione Emilia-Romagna dove nascono questi seminari online. Però ci sono anche altre amministrazioni, magari vi accenderò qualcosa più avanti, che si stanno confrontando sempre nell'ambito di questo progetto, sempre con il tema più generale dell'open government, in particolare con la partecipazione. Quindi la nostra idea, nel momento in cui ci siamo messi a scrivere i programmi per questi seminari, è stata innanzitutto quella di provare a divulgare una cultura del governo aperto, una cultura amministrativa aperta e rivolta a tutti. Ci tengo anche a sottolineare che questi webinar, appunto, come molti di voi avranno visto, sono aperti a tutti e quindi, a differenza di altre iniziative, sono davvero pronti e inclusivi. Secondo obiettivo che abbiamo provato a darci è quello di provare a promuovere, indagare, a guardare un po' più da vicino, a farcelo raccontare come oggi da Manuela e da Sabrina, da chi se ne occupa direttamente, come questi temi sono stati declinati in Regione Emilia-Romagna, quali iniziative vengono portate avanti, con quali modalità, con quali strumenti, anche in logica di promozione dell'iniziativa, ma anche di contaminazione, nel senso che tutte, molte delle cose di cui parleremo oggi sono assolutamente accessibili e replicabili da qualunque altra amministrazione, ed è sempre un po' l'obiettivo di questi seminari declinati proprio nel senso letterale, cioè l'idea di disseminare qualcosa affinché anche le altre pubbliche amministrazioni poi possano raccogliere i frutti. E infine, e qui introduco il primo intervento di oggi, è quello di Manuela, provare a raccontarvi come sta andando un processo partecipativo promosso dalla Regione Emilia-Romagna aperto a tutti. Dal titolo Trasformazioni, dedicato a scrivere a più mani, ipotizzare, a confrontarsi sul piano triennale formativo per la partecipazione. Detto questo, Manuela, vedo che hai aperto il microfono, quindi lascio a te la parola, Manuela, ve lo racconto un po' meglio. Credo di dover togliere la mia presentazione. Ok, interrompi condivisione. Perfetto. Manuela, puoi far partire le tue slide? E buongiorno a tutti, grazie Gianfranco. Quindi oggi ho un po' il compito di presentarvi come è andata la nostra prima esperienza di workshop. Proprio parlerò delle prime proposte. Come è andata, chi ha partecipato, come. I partecipanti al workshop che si è svolto il 12 aprile scorso sono stati 38. Vi do conto che tra dirigenti, impiegati della pubblica amministrazione, ricercatori universitari, esperti, facilitatori,
formatori educatori si sono raggruppati in 5 piccoli gruppi di lavoro. Questa modalità un po' classica di poter corredigere dei testi, diciamo, è stata fatta in modo tale da poter, a seguito di domande guida, due domande guida che puntavano sul fatto di individuare i bisogni formativi per la scrittura del nostro piano triennale formativo della Regione Emilia-Romagna, e hanno, diciamo, guidato un po' la prima discussione. Ciò che è emerso, le proposte formative, che sono state tante e anche molto differenziate, sono state presentate poi in una modalità, sintetica, che ha utilizzato dei post-it virtuali che hanno raggruppato poi le varie proposte. Mi fa piacere condividere delle prime riflessioni e le prime proposte che, come staff partecipazione, abbiamo poi trascritto nel nostro sito webinar, nella nostra piattaforma Trasformazioni, dove queste proposte, come potete vederne un esempio, dovranno essere, speriamo, implementate, commentate da voi che avete partecipato. Per esempio, sviluppare l'intelligenza emotiva. Ogni proposta è stata poi articolata nelle varie forme e anche nei vari contenuti, quindi imparare a fare rete. Adesso io qui vi presento quello che abbiamo pubblicato. In alcuni casi sono proposte emerse da un singolo gruppo. In altri casi c'è stato fatto un lavoro redazionale che ha un attimo accorpato più proposte, come coinvolgere i giovani e il tema dell'interculturalità, imparare a fare rete, condividere e scambiare pratiche. Nel tasto, diciamo, nel pulsante La formazione che vorrei, se voi entrate in piattaforma potete comunque visionarle tutte, ed è la cosa interessante, proprio sarà la vostra implementazione delle proposte. Per esempio, acquisire pratiche di coprogettazione oltre alla normativa, si diceva nel gruppo, perché fare partecipazione, importanza della cultura della partecipazione anche ad alti livelli, delle richieste molto trasversali a tutti i 5 gruppi di percorsi partecipati ibridi, la valutazione dell'impatto sociale sul territorio. Adesso sembra un po' un elenco fine a se stesso, ma ho cercato di radunare in questa breve presentazione un po' tutti gli stimoli che sono emersi. Promuovere la partecipazione a scuola. Ecco, un soggetto che è emerso importante è il mondo della scuola, come soprattutto per quanto riguarda gli aspetti dei diritti, l'aspetto civico. Come realizzare un video, quindi anche proposte di strumentazione. Tempi e modi della formazione, ho intitolato questa slide, nel senso che particolarmente interessante per poter redigere il nostro piano triennale e anche capire le modalità con le quali proporre formazione. Per esempio, ciò che è emerso dalla discussione a piccoli gruppi, abbastanza trasversale a tutti, modalità ibrida, asincrona, asincrona, soprattutto coltivare l'esperienza della partecipazione, praticarla, e quindi workshop e quant'altro. Attenzione agli orari dei partecipanti, cioè per esempio orari serali che possono favorire delle presenze che altrimenti non sarebbero possibili. Adattarsi ai tempi degli interlocutori, come ad esempio la comunità scolastica, dei propri programmi e delle proprie tempistiche. Essere molto attenti ai linguaggi della comunicazione in modo differenziato, avere degli spazi per scambiarsi esperienze anche attraverso il racconto del
degli errori, è stato detto, e soprattutto avere anche delle attività formative che prevedano tutoraggio. Altra domanda che era stata posta ai gruppi era: quali criteri applicare per la valutazione delle proposte formative? Cioè, questa domanda, diciamo, in un tempo di discussione che è durato un'ora e mezza, ha prodotto interessanti risposte, anche se è sicuramente un tema che andrà approfondito in questa fase comunque ancora aperta e che rimarrà aperta almeno per un altro mese. Per esempio, è molto importante poter valutare come il personale, la formazione, il personale formato generi dei percorsi formativi a livello territoriale. Sicuramente una soddisfazione dell'interlocutore finale, un processo, un percorso di valutazione tra pari e anche trovare, coprogettare, riflettere sul misurare l'innovazione prodotta. Diciamo che quello che vorrei, insomma, sollecitare con questa presentazione è che sarà molto importante, visto che abbiamo trasferito tutti i contenuti che sono emersi ai vari gruppi di discussione sulla nostra piattaforma Trasformazioni, cioè Partecipazioni, che ha come progetto Trasformazioni, che voi possiate commentare, scrivere, sostenere le proposte degli altri, in modo tale che questo processo, questo percorso sia utile allo staff e alla Regione Emilia-Romagna per poter proprio adeguare sempre di più le proposte formative ai reali bisogni dei nostri interlocutori. Io vi ringrazio e se ci sono domande sono a disposizione. Buona grazie giornata. A te, Manu. Grazie mille. E aspettate, datemi solo un istante che riprendo la mia presentazione. Ecco qui. Ho schiettato tutto attorno lì dove eravamo, perfetto. Quindi la cosa importante, insomma, la cosa che comunque volevamo rilanciare, al di là dell'affondo che Manuela ha fatto sul primo andamento delle proposte che stanno arrivando, dei feedback, dei punti di vista che stanno arrivando sul processo partecipazioni, è che questi webinar seguono anche, danno anche modo di avere un riscontro su come sta andando, dal momento che si svolgono come periodo temporale in parallelo al processo partecipativo che è appena iniziato. Ci piaceva anche approfittare per dare modo alla regione di raccontare l'andamento Del processo. Detto questo, io provo molto rapidamente, prima di passare la parola a Sabrina Franceschini per l'intervento finale, a raccontarvi come funziona la partecipazione in logica di governo aperto. L'idea è sempre questa, nel senso che ci siamo lasciati la scorsa volta parlando di strumenti e di pilastri su cui una pubblica amministrazione può fondare le proprie politiche, la propria visione di governo aperto, e quindi di trasparenza, cioè di trovare un giusto equilibrio tra trasparenza, partecipazione e collaborazione, soprattutto funzionale al fatto che si alimentino a vicenda. Usare molta trasparenza senza garantire momenti di partecipazione rischia di essere una trasparenza sprecata, quantomeno fine a se stessa. Non ragionare in termini di partecipazione attivando dei partenariati, delle alleanze col territorio, rischia di essere ugualmente poco utile se non vista in logica di collaborazione. Quindi in generale guardare al governo aperto come l'integrazione di questi tre blocchi di contenuti e queste attività che si vanno a sviluppare. Se volete, l'idea di questi webinar è anche questa, cioè quello di vedere come in Regione Emilia-Romagna queste cose vengono gestite e come vengono si rilanciano l'un l'altra. Però posto che ci troviamo in questo
in questo blocco, insomma, in questa, nella terza bolla, quella verde, parliamo di partecipazione, mentre il prossimo webinar parliamo di dati aperti, proviamo a capire un po' meglio di cosa si tratta. Cioè, soprattutto nel momento in cui parliamo più in generale di partecipazione civica, cioè della relazione tra istituzione e collettività e di come, da un lato, alle istituzioni in qualche maniera tocchi sempre più il ruolo creare, garantire, di implementare politiche di ascolto affinché la collettività, intesa come quei soggetti che vogliono, sulla base del proprio senso civico di appartenenza, esprimere la loro opinione, dare un feedback, guidare l'azione pubblica attraverso la propria voce, attraverso le proprie opinioni, attraverso le proprie istanze, e quindi farlo in maniera attiva, è la cosa che ci interessa di più. Lo vedremo anche da un punto di vista molto tecnico, molto metodologico, e come una pubblica amministrazione può svolgere, può interpretare questo ruolo, può svolgere queste attività dotandosi delle corrette metodologie e dei corretti strumenti. Di fatto si tratta di creare delle arene di discussione pubbliche, un po' come avveniva in passato fisicamente intorno a luoghi fisici in cui avveniva il dibattito. Oggi ci piacerebbe guardare un po' più da vicino come tutta questa cosa può funzionare anche e soprattutto online. Se volete, anche, diciamo, le modalità di partecipazione online dopo 2 anni buoni di pandemia di base sono diventate le principali, insomma, quelle su cui, proprio perché la partecipazione in presenza fa fatica a funzionare in questo momento, perché è complessa e complicata, e delle volte anche proprio la logistica diventa un po' più incasinata rispetto a quanto non lo fosse prima. Quindi proviamo a guardare soprattutto come questa cosa può funzionare online, quindi come una pubblica amministrazione può creare, può guardare all'opportunità di creare delle arene di discussioni online e farlo con i giusti metodi, con la giusta sequenza. Rispetto alla discussione pubblica, ci sono al mondo in cui sviluppare una discussione pubblica, ci sono degli interventi interessanti. Uno di quelli che mi è piaciuto di più, tra quelli che ho letto recentemente, è un libricino pubblicato da Sabino Castese, che immagino conosciate, un po' di tempo fa era diventato particolarmente noto alle cronache perché per un certo momento, insomma, sulle elezioni del Presidente della Repubblica è stato uno dei nomi che è venuto fuori, bruciato molto rapidamente per poi passare ad altro. Sabino Castese si occupa di questi temi da molto tempo, lo fa con un taglio chiaramente più giuridico, ed è interessante come lui inizia a valutare l'opportunità da parte della pubblica amministrazione di affiancare momenti di partecipazione più consolidati, come momenti di partecipazione politica, ad altri più amministrativi, se volete, più funzionali a far funzionare la pubblica amministrazione, a posto che è l'alert da cui poi nasce questa riflessione di Sabino Cassese, abbiamo sempre meno persone che partecipano, che votano, che si recano al seggio per votare, e magari ci sono quelle stesse persone che saltano l'elezione passando dal seggio, potrebbero ugualmente essere interessate a raccontare il proprio punto di vista e far ascoltare la propria voce su alcune politiche che riguardo più direttamente. Interessante la visione di Cassese rispetto a questo dualismo di partecipazione, da un lato un po' più politico e dall'altro un po' più amministrativo. Potrebbe essere una quadra per ricollocare il ruolo della pubblica amministrazione rispetto alle politiche di ascolto e tracciare in qualche modo una linea di demarcazione tra quella che è la partecipazione in senso classico, veicolata dalla rappresentatività dei soggetti eletti in Parlamento e di discorrendo, a una forma di partecipazione che si sta consolidando più in questo periodo, di tipo, se volete, più amministrativo, cioè un po' più legato alle politiche, alle policy e un po' meno alla politica. È uno spunto di riflessione, ve lo rilancio qui, provo anche a rilanciarlo alle relatrici che ci saranno più avanti, e mi piaceva quantomeno accennarvelo. Di fatto quello che avviene adesso, penso anche agli interventi normativi più recenti, tipo il modo in cui nel nuovo ciclo di programmazione 21-27 le modalità di raccolta di feedback e spunti da parte del partenariato diventano sempre più consolidate, si avvicinano sempre più a questo genere di metodologia. Ugualmente nella revisione del codice degli appalti, ad esempio, ci sono degli articoli dedicati
legati al dibattito pubblico, e poi c'è tutta una serie di normativa, c'è un accenno nel CAD, l'articolo 9, che parla di come le pubbliche amministrazioni dovrebbero utilizzare gli strumenti online per rilanciare la partecipazione pubblica, e poi ci sono delle leggi regionali in Italia molto strutturate sul tema, ad esempio proprio quella della regione Emilia-Romagna. Però tutto questo per dirvi che diventa l'evoluzione normativa, in qualche maniera spinge sempre di più, evolve sempre di più il ruolo della pubblica amministrazione verso la definizione di momenti di ascolto nel momento in cui le decisioni pubbliche vengono prese o vengono ragionate. Ci sono delle iniziative interessanti su come effettivamente questa cosa faccia bene al dibattito pubblico, faccia bene alla democrazia di un paese, ce ne sono varie. Quello che mi ha sempre che mi piace di più è questo paper dal nome molto altisonante della Banca Mondiale, che si chiama Voice and the Punishment, in cui la Banca Mondiale andava a osservare perché in alcuni paesi i cittadini pagano le tasse più volentieri, e tra le varie cose che vengono fuori dalle indagini della Banca Mondiale, cioè proprio quella del notare come nei paesi in cui si fa più partecipazione, quindi c'è più engagement, i cittadini sono più coinvolti dalla pubblica amministrazione nelle proprie scelte, c'è una migliore predisposizione verso l'erogazione fiscale. Quindi in qualche modo i cittadini comprendono come funziona la macchina amministrativa, si sentono più coinvolti e sono meglio disposti a sostenerla. È un circolo virtuoso, se volete, interessante da osservare anche ai fini delle modalità con cui una pubblica amministrazione può interpretare al meglio il proprio compito. Ci sono anche delle ragioni oggettivamente molto più pratiche, più immediate, del perché una pubblica amministrazione dovrebbe fare partecipazione, o quantomeno può guardare al tema della partecipazione in maniera con maggiore interesse, chiaramente migliorare la qualità delle decisioni prese a più larga maggioranza, con più punti di vista informati, possono sicuramente essere più solide, più rappresentative rispetto a decisioni prese un po' calate dall'alto, in qualche modo prese da una ristretta cerchia di persone. La partecipazione funziona anche molto bene in termini di definizione delle policy, proprio per raccogliere informazioni ed elementi conoscitivi sulla politica che si va ad implementare. In questo caso, non lo so, pensate a uno dei temi classici della partecipazione, cioè l'urbanistica partecipata, la possibilità di far diventare categoria vocale cittadini o comunque persone che abitano un determinato luogo, nel momento in cui si ripensa a quel luogo, chiedere a queste persone che chiaramente ne sanno come lo abitano, sanno come funziona, il loro punto di vista, degli spunti, dei feedback, delle valutazioni rispetto a come quello spazio sarà riprogettato. Bene, vedete, questo è il classico esempio in cui la promozione di momenti di partecipazione pubblica rafforza la politica e quantomeno rende più aderente le scelte delle pubbliche amministrazioni alle esigenze dei singoli cittadini. Ugualmente interessante la possibilità di monitorare le politiche pubbliche attraverso la partecipazione. Come sapete benissimo, nel momento in cui progetto una politica pubblica, diciamo, ipotizzo il miglior andamento che potrà avere, poi mi scontro con la realtà e le cose evolvono, le cose cambiano. Mantenere dei momenti, o quantomeno un filo diretto, mediato, però costante, con tutti quei soggetti che stanno guardando al modo in cui quelle politiche vengono portate avanti, può essere una grande opportunità per la pubblica amministrazione per riorientarle, per capire un po' meglio cosa sta succedendo e quindi portarle avanti al meglio. Buona parte di questi ragionamenti si, in qualche maniera, vanno anche a braccetto con la logica del monitoraggio civico, cioè con la possibilità che la pubblica amministrazione, in piena logica di Open Government, si renda valutabile anche all'esterno, cioè esponga tutte le informazioni utili a quei soggetti che vogliono dare la loro opinione, in maniera tale che sia un'opinione informata e basata su fatti reali e su stati di avanzamento puntuali. Infine, per una pubblica amministrazione attivare momenti di partecipazione pubblica sicuramente rende più trasparente le decisioni prese. In qualche maniera, una decisione pubblica che viene definita attraverso un processo partecipativo, quel processo partecipativo
di fatto, per forza di cose, diventa anche un momento di tracciabilità delle scelte della pubblica amministrazione. Quindi in qualche modo si sta rilanciando il tema del governo aperto, si sta facendo trasparenza reale, si sta dando l'opportunità a chi sta all'esterno della pubblica amministrazione di vedere, di ragionare sul modo in cui la pubblica amministrazione compie le proprie scelte, e lo fa, ripeto, in piena trasparenza, in piena tracciabilità, anche grazie a momenti di partecipazione pubblica. Chiaramente tutte queste cose non è gratis, nel senso che ci servono risorse, servono investimento, innanzitutto un investimento in termini di tempo. Definire una scelta della pubblica amministrazione attraverso un percorso partecipativo, per forza di cose, nel dilatare i tempi, quindi è un elemento di cui bisogna tenere in considerazione sin da subito nel momento in cui si intende fare seriamente partecipazione. Ci vogliono delle risorse, ci vogliono delle persone che dedicano il proprio tempo a queste cose qui, quindi magari lo sottraggono ad altre attività che seguono, servono degli strumenti, servono dei metodi, servono delle professionalità di cui magari non tutte le pubbliche amministrazioni dispongono, e certamente, come dicevamo più riprese prima, serve una percezione da parte della pubblica amministrazione di comprendere che attivare politiche di ascolto è parte del ruolo della pubblica amministrazione, al pari della trasparenza, al pari dell'efficienza, al pari della economicità. La trasparenza, declinata anche in logica di partecipazione, in questo momento può essere determinante proprio per garantire quel patto a cui accennavamo prima a proposito di Sabino Cassese, quel patto tra istituzioni e società civile che deve essere onorato da entrambe le parti, quindi diventa sempre più centrale. Questa cosa, ci sono studi vari più o meno interessanti sul tema dell'accountability e di come la pubblica amministrazione può far funzionare queste cose per massimizzare il risultato. C'è anche qualche critica, me ne porto una perché ancora una volta, proprio come elemento di riflessione, c'è questo paper interessante di un ricercatore tedesco danese, se non ricordo male, è un nome molto difficile quindi non ve lo pronuncerò, che parla del cosiddetto effetto Mago di Oz. Non so se vi ricordate la storia, il film, nella scena finale in cui i tre amici, dopo aver percorso il sentiero dorato, arrivano al cospetto del grande Mago di Oz. A un certo punto il cagnolino, se non ricordo male, di Dorothy tira giù la tenda verde dietro cui si nasconde il grande Mago di Oz, e i tre vedono che di fatto è un vecchietto dietro un corno che amplifica la sua voce, che interpreta il ruolo del grande Mago di Oz, ma di fatto non ha poteri, non ha nulla, è molto diverso da come se l'erano immaginato. Questo paper di cui vi parlavo mette in guardia da questo rischio, cioè avere grossa trasparenza, dare la possibilità a tutti di vedere quello che succede all'interno della pubblica amministrazione, rischia di essere difficoltoso per la stessa pubblica amministrazione, perché in qualche modo esporre tutte le informazioni potrebbe significare dare troppa trasparenza e consentire a tutti di osservare quello che sta succedendo, quindi avere molte richieste di ulteriori informazioni, molte persone che possono non comprendere quello che sta succedendo. Quindi certamente come si risolve questa roba qui? Certamente con molta trasparenza, ma anche con molta divulgazione, con molta comunicazione, con molto accountability, cioè non solo esporre informazioni pubbliche, non solo dare la possibilità a tutti i soggetti esterni alla pubblica amministrazione di vedere quello che sta succedendo e eventualmente di commentarlo, ma anche di spiegare, cioè di fermarsi a sciogliere tutte quelle questioni che sono meramente tecniche e provare a metterle in logica di comunicazione, quindi avvicinare di fatto i cittadini alla pubblica amministrazione e alle attività e a quello che, diciamo, c'è sotto il cofano della macchina amministrativa. Su questo il Dipartimento della Funzione Pubblica da tempo porta avanti una serie di iniziative, tendenzialmente sono finite tutte sotto il cappello di Italia, cioè sotto l'ombrello, se volete, del progetto Italia Open Gov. Ne parlavamo l'altro webinar, il precedente webinar, ve lo accenno molto rapidamente. Sin dal 2011 l'Italia, attraverso il coordinamento del Dipartimento della Funzione Pubblica, quindi il governo italiano, aderisce all'iniziativa internazionale Open Government Partnership. Ci sono una serie di iniziative orientate al tema del governo aperto e quindi anche al tema della partecipazione che sono andate avanti negli anni. Nel precedente
piano d'azione, il quarto piano d'azione, c'era cioè un'azione dedicata al supporto alla partecipazione attraverso cui il Dipartimento della Funzione Pubblica insieme al Dipartimento per le Riforme Istituzionali ha realizzato una serie di attività, tutte molto orientate al tema della partecipazione, più o meno come ne stiamo parlando oggi, e ugualmente nell'attuale quinto piano di Open Government, piano d'azione di Open Government realizzato da poco, definito da poco, adesso appunto un percorso, anche un percorso partecipativo, c'è un'azione dedicata al rafforzamento della partecipazione della società civile, l'azione 3, quindi vedete un tema che in qualche maniera il governo italiano in generale, in particolare il Dipartimento della Funzione Pubblica, rilancia, segue e continua a tenere vivo nelle attività portate avanti dal governo sul governo aperto. Ci sono varie iniziative più puntuali, ad esempio consultazione.gov.it è un portale attraverso cui potete vedere tutte le consultazioni sia di livello centrale che di livello territoriale che avvengono in Italia. Considerate che è un sito che viene aggiornato su segnalazione delle stesse amministrazioni che portano avanti processi partecipativi, quindi potrebbe non essere sempre perfettamente aggiornato su tutto quello che sta succedendo, però di sicuro è un ottimo punto di partenza. Così come tra le varie attività sempre portate avanti dal Dipartimento della Funzione Pubblica con la collaborazione del Dipartimento di Riforme Istituzionali, c'è cioè il portale nazionale dei processi di consultazione e partecipazione pubblica, che si chiama partecipa.gov.it. Ne parliamo meglio più avanti, per ora vi accenno soltanto al fatto che questo portale della funzione pubblica è il portale di cui ci ha parlato prima Manuela a proposito del processo partecipativo, di cui tornerà a parlarci Sabina Franceschini nell'intervento finale. Condividono la stessa tecnologia che si chiama Desidem, è una tecnologia open source, ne parliamo un po' meglio più avanti. Chiaramente, appunto, come dicevo, è open source, quindi il codice che anima queste piattaforme, sia partecipa.gov, che è la piattaforma di partecipazione dell'Emilia Romagna, è a disposizione di chiunque. Altro elemento definito sempre nell'ambito del precedente piano di Open Government, di cui vi parlo fermandoci un attimo in più, sono le linee guida sulla consultazione, che sono state definite appunto attraverso un processo partecipativo, che ne ha permesso di consolidare il testo, sono state licenziate qualche tempo fa e sono di fatto il riferimento metodologico a cui una pubblica amministrazione che vuole fare consultazione pubblica può guardare in questo momento. Prima di accennarvene, un piccolo ragionamento proprio per capire dove ci collochiamo rispetto al tema della partecipazione. Guardate, in letteratura ci sono questa scala è più o meno. Questa scala è più o meno varia, può variare a seconda dell'interpretazione, però ci sono dei livelli di partecipazione, cioè livelli si intende quanto una pubblica amministrazione compie di fatto un'attività di delega verso cittadini, imprese, associazioni di categoria, cioè chiunque sta all'esterno, rispetto alle proprie decisioni. C'è un livello base che è quello informativo, cioè condividere le informazioni che portano a maturare una decisione pubblica. C'è il livello di consultazione, che invece vedremo quello oggi, quello che vedremo insieme adesso, cioè dove una pubblica amministrazione chiede a qualunque soggetto esterno, con modalità che possono essere varie, la propria opinione, valuta le proprie opinioni e porta avanti quelle che ritiene più utili e magari motiva le ragioni per cui non ritiene utili quelle che vengono cassate. C'è un terzo livello, che è quello della collaborazione, dove invece la delega è più diretta, e infine c'è un livello di empowerment, dove la delega è molto molto alta. Esempi di livello di empowerment, lo dico perché probabilmente tra di voi c'è qualcuno che vive a Bologna al momento che diciamo, l'ambito territoriale più o meno quello. A Bologna credo che da anni si portino avanti questa iniziativa dei contratti di quartiere, dove di fatto c'è, rispetto al tema della partecipazione, c'è un forte empowerment da parte del comune di Bologna verso i cittadini che possono definire il modo in cui funzionano i quartieri che abitano con un processo molto forte di delega. Chiedo a qualcuno, magari in chat di voi, se ne sa più di me, però diciamo,
di base la scala della partecipazione funziona in questo modo, ripeto, attraverso un processo di delega sempre maggiore, quindi più alto il gradino, più alta la delega data dalla pubblica amministrazione verso l'esterno. Oggi guardiamo attraverso le linee guida il tema della consultazione. Consultazione di fatto significa raccogliere il punto di vista di tutti i soggetti esterni interessati alla definizione di quella politica e tenerne conto nel momento in cui quella politica pubblica viene elaborata. Quindi c'è una sollecitazione da parte dei cittadini, un po' come sta avvenendo in questo momento rispetto al processo partecipativo della regione di cui ci parlava Manuela, cioè la regione chiede in questo caso ai soggetti esterni di contribuire con il loro punto di vista sul piano triennale per la formazione sul tema della partecipazione e acquisisce il punto di vista, lo valuta, lo affonda, prova a capire come funziona. Gli stessi partecipanti si confrontano tra di loro in momenti diversi, con modalità diverse. Me ne parlava sempre Manuela prima, c'è una parte di raccolta che avviene online sulla piattaforma, ma ci sono anche stati momenti di scambio, tipo il workshop che abbiamo fatto la settimana scorsa. Insomma, si discute del tema, si formalizzano delle proposte e la pubblica amministrazione, in questo caso la Regione Emilia-Romagna, può valutarne e migliorare, considerarla nel momento in cui andrà a definire questa politica. Di fatto, rispetto a tutto questo processo, una pubblica amministrazione comunque in una consultazione pubblica è chiamata a rendere conto del suo andamento e dei contributi che arrivano dall'esterno. Aspetto importante è che non va vista come la pratica della consultazione pubblica, non va vista come una scambio a senso unico in cui solo i cittadini o le associazioni o comunque qualunque soggetto esterno va verso la pubblica amministrazione, ma anche la pubblica amministrazione in termini di informazione, in termini di cura, in termini di presenza va verso i cittadini garantendo un'arena di discussione pubblica, informata e funzionale. Di fatto è più oneroso. Lo dicevamo prima, cioè in una situazione normale, a prescindere dal che non tiene conto del momento partecipativo di consultazione pubblica, di fatto lo vedete nella parte più alta della slide, una pubblica amministrazione si limita a consegnare una politica pubblica ai cittadini e in qualche maniera questi ne sono investiti. Mentre in un processo di consultazione ci sono più passaggi, chiaramente una pubblica amministrazione espone le proprie idee in un'arena di discussione pubblica, dà la penna in mano ai cittadini per correggere, per modificare, per integrare quelle idee iniziali, successivamente la pubblica amministrazione riprende questa sorta di canovaccio condiviso, definito attraverso questi momenti di partecipazione, e prova a tirarne le fila, perché di base comunque è sempre la pubblica amministrazione che si assume la responsabilità della decisione finale, quindi valuta con attenzione tutto quello che è avvenuto durante la fase partecipativa, alcune cose le accoglie, altre le cassa, in entrambi i casi motiva la scelta e quindi va a definire una politica pubblica, una strategia, un atto, un qualunque cosa possiate immaginare prodotto dalla pubblica amministrazione che è stato definito a quattro mani con tutti i soggetti esterni. Per le ragioni che dicevamo prima, diciamo più su, di fatto ci si aspetterebbe che questa politica definita con queste modalità sia più solida, sia più, ancora una volta, aderente alle esigenze dei cittadini, sia più raffinata, ad accogliere i punti nevralgici che in situazioni cieche o quantomeno basate soltanto su informazioni raccolte dalla pubblica amministrazione potrebbero sfuggire, si potrebbero creare dei coni d'ombra che impediscono a chi scrive quelle politiche pubbliche di focalizzarle al meglio. Quindi, la nostra opinione è che la pubblica amministrazione chiaramente ci guadagni con momenti di questo tipo. Andiamo molto rapidamente a guardare la consultazione, le linee guida sulla consultazione pubblica, perché ripeto sono un riferimento metodologico, ci può un po' aiutare, ci può un po' guidare la pubblica amministrazione nel momento in cui volesse portare avanti iniziative di partecipazione pubblica. Innanzitutto i principi che definiti alle linee guida per una buona consultazione pubblica sono chiaramente il principio di inclusione e di accessibilità, cioè la possibilità che tutti partecipino nel modo migliore, con i giusti tempi, con le giuste modalità al processo partecipativo che si va ad implementare, l'efficacia e la tempestività, qui lo potete leggere soprattutto in questo modo, cioè se una decisione pubblica è sostanzialmente già stata presa o non ci sono elementi per riorientare l'azione pubblica, potrebbe
essere molto poco utile sviluppare un processo partecipativo. Cioè un processo partecipativo lo porto avanti, ci investo nel momento in cui so che posso capitalizzare il feedback dei partecipanti, altrimenti se già mi muovo in una griglia decisionale molto stretta può essere poco utile. E chiaramente il principio di trasparenza e di riscontro sui risultati della consultazione deve guidare qualunque attività di consultazione pubblica da parte della pubblica amministrazione. Come vi dicevo, le linee guida sono un documento sostanzialmente operativo, quindi immaginano un processo, la definizione di un processo partecipativo attraverso 5 step. Sono questi: la fase di progettazione, di preparazione dei materiali in logica di trasparenza, lo svolgimento della consultazione vera e propria, la sintesi, quindi il dar conto dei risultati, e infine valutare quella politica pubblica al pari di come si farebbe con altro. Andiamo a guardare molto rapidamente uno dopo l'altro. Chiaramente, al pari di qualunque altra attività svolta dalla pubblica amministrazione, il primo passo è la progettazione. Su questo le linee guida ci danno un po' di riferimenti utili. Innanzitutto partire dalla valutazione, quello che dicevamo prima a proposito della tempestività, cioè a che punto è la decisione, è sufficientemente matura per essere discussa, ma non ancora così definita per avere dei margini di correzione. Potrebbe essere una prima domanda nel momento in cui vado a progettare un processo partecipativo che come pubblica amministrazione dovrei porre. Andare a guardare un'analisi di contesto, cioè chi potrebbero essere i soggetti interessati a partecipare a questo percorso partecipativo, chi sono, dove si trovano, come potrei coinvolgerli, sono soggetti attivi, sono già stati coinvolti su altre attività, insomma, dare un po' di elementi di contesto rispetto a quello che sta succedendo. E chiaramente un ragionamento sulla possibilità di portare avanti un processo partecipativo ben fatto. Cioè la disponibilità di risorse umane, tecnologiche, di competenze da portare avanti e quindi di sostenere questa politica pubblica di partecipazione. Arrivato a questo punto, la domanda che una pubblica amministrazione si dovrebbe porre è: ha senso? Cioè è utile avviare un processo partecipativo a valle di queste condizioni? Potrebbe non esserlo, e a questo punto magari si ragiona sul orientare la consultazione su altre attività, oppure la risposta potrebbe essere positiva e quindi si va avanti sulla parte di progettazione vera e propria. Le linee guida ci dicono, ci aiutano a discernere quelli che dovrebbero essere gli elementi principali nel momento in cui mi siedo a tavolino e progetto una consultazione pubblica. Chiaramente parto dall'obiettivo, cioè a cosa mi serve questo processo partecipativo, che cosa mi aspetto di tirarne fuori. Domanda principale che poi dovrebbe guidare tutto il processo partecipativo. Chi sono i destinatari? Chi sono i gruppi di interesse che potrebbero partecipare in maniera più diretta? È essenziale andare a capire chi sono i destinatari anche per articolare una buona comunicazione e definire nella maniera migliore possibile le modalità di consultazione, cioè per modalità intendo anche cose molto puntuali, cioè sviluppo un processo partecipativo attraverso dei questionari, sviluppo un processo partecipativo attraverso una consultazione a proposte, sviluppo un processo partecipativo attraverso un workshop di mezza giornata tra cui mi faccio dire dagli utenti come può essere orientata. Non lo so, però lo decido in fase di progettazione, quindi cerco di adattare le modalità di consultazione rispetto all'obiettivo che mi sono posto e ai destinatari ideali che ho individuato per la mia consultazione. Chiaramente, non ha senso ripeterlo, ma lo ripetiamo lo stesso. Tutte queste attività devono sempre essere sotto il sigillo del GDPR, quindi della normativa sulla privacy. Ogni processo partecipativo, come ci dice il GDPR, deve essere progettato tenendo in fermo il tema della privacy nel design e nel default, cioè by design, come dice il GDPR, e by default su qualunque processo partecipativo. A questo punto ho definito il mio processo partecipativo, so più o meno che voglio farlo, come devo farlo, a chi mi devo rivolgere, passo alla preparazione dei materiali, quindi scrivo un documento di consultazione. Su questo ne approfitto anche per dirvi, al momento che ci sono Sabrina, Stefania e tutte le colleghe della Regione Emilia-Romagna, che nell'essere, quello che mi pare di capire, il documento di consultazione, che di base è la sintesi, è il documento che vado a scrivere, dove metto per iscritto tutto quello che mi serve, tutto come intendo sviluppare un processo partecipativo, più o meno tutte le informazioni ci siamo
siamo detti adesso, che diventa anche la base attraverso cui strutturare la comunicazione, nelle linee guida è chiamato documento di consultazione, però nel lessico familiare della Regione Emilia-Romagna è chiamata carta d'identità del processo, però di fatto è una, due, tre cartelle in cui scrivo in maniera puntuale come funziona il processo e gli elementi principali. A questo punto, perfetto, grazie Stefania, la carta, cioè in Regione Emilia-Romagna questa roba qui si chiama carta d'identità del processo, ma di fatto è la stessa cosa, insomma, è un documento di sintesi rispetto al processo partecipativo. A questo punto dovrei avere gli elementi per sviluppare un piano di comunicazione che è centrale, nel senso che una buona momento di partecipazione non può funzionare senza un'adeguata comunicazione che la promuova. Di fatto è impossibile acciuffare il feedback delle persone che sono al di fuori della pubblica amministrazione se non sanno che quel processo partecipativo sta avvenendo. Quindi è importante non solo fare comunicazione, ma farla in maniera molto puntuale, cioè dovrei innanzitutto rivolgermi a quelle categorie di utenti da cui mi aspetto di ricevere un feedback coerente rispetto alla politica che sto sviluppando. E poi tirare giù, in logica di trasparenza, tutti i materiali informativi che intendo condividere. Se sto portando avanti, faccio un esempio a braccio, un processo partecipativo sulla riprogettazione di una piazza di cui parlavamo prima, potrebbe essere utile condividere, non lo so, i dati demografici di quell'area abitata, il progetto iniziale della piazza, le valutazioni di sostenibilità ambientale di quel particolare luogo. Insomma, immaginate tutti i materiali che possono essere utili a chi volesse partecipare al processo partecipativo per documentarsi e quindi dare un feedback più puntuale, più informato possibile. Arrivato a questo punto faccio partire il mio processo partecipativo, quindi di fatto gli utenti possono inviare e condividere i propri contributi. Non è una cosa da poco, nel senso che un'attività di questo genere, anche nel momento in cui parte, ha comunque bisogno di un presidio che si può sviluppare attraverso delle attività più puntuali, ad esempio la moderazione di eventuali commenti fuori scopo, diciamo così, o fuori tema, offensivi o non coerenti con l'iniziativa. È un qualunque processo partecipativo che si svolga in presenza o si svolga online creerà dei problemi, perché insomma, il teorema di Murphy, la legge di Murphy è sempre presente, quindi mi occupo di risolverli nel momento in cui si dovessero creare e porto avanti la comunicazione proprio con la logica di cui vi dicevo prima. Attenzione, perché soprattutto sul tema della consultazione potrebbero esserci rischi funzionali, cioè ci potrebbero essere utenti che in qualche maniera, facendo perno sulle regole del gioco, provano a cambiarle o a riorientarle. Uno dei rischi maggiori nei casi di consultazione è il cosiddetto rischio di cattura, cioè una determinata porzione di utenti in qualche maniera si mette d'accordo per inserire molti molti commenti, molti feedback su un determinato tema, quindi provare a orientare la decisione pubblica verso un determinato ambito che magari non è quello che sta avvenendo fuori dalla discussione più generale, e quindi la pubblica amministrazione deve stare attenta a scongiurare questo rischio. Qui c'è la faccia di Duff Fenner per un famoso episodio successo a Barack Obama nel suo primo mandato, in cui una serie di utenti hanno molto molto orientato una consultazione pubblica, in realtà quella era una petizione con delle domande su guerre stellari, e quindi il governo degli Stati Uniti ha dovuto motivare la ragione per cui lo stesso governo degli Stati Uniti non andava a costruire la morte nera di guerra stellare. È una storia molto lunga, molto complicata, ve la faccio breve perché abbiamo molto tempo, però magari poi vi lascio il link perché è divertente e spiega benissimo come funziona il meccanismo di cattura, come le pubbliche amministrazioni possono essere, che fanno partecipazione pubblica, possono essere soggette a momenti di cattura. Una volta che ho raccolto, ho progettato la mia consultazione, ne ho definito tutti i criteri di comunicazione e di divulgazione, l'ho portato avanti, si è svolto il processo partecipativo, quindi ho una serie di feedback, di contenuti simili a quelli che ci mostrava Manuela nella parte iniziale del webinar, e a questo punto devo fare le mie riflessioni, devo aggregare questi contributi secondo un ambito tematico, devo analizzarli, quindi devo leggerli, devo cercare di filtrarli per provare a capire quali di questi possono essere
essere utili a definire una definire un po' meglio la policy che quello partito, e una volta che ho chiari tutti questi elementi mi metto a scrivere quello che dovrebbe essere il report conclusivo, cioè il documento attraverso cui dove si do conto dei risultati e più in generale do visibilità dell'intero processo partecipativo. Un report può essere scritto, un report finale, cioè un momento di accountability in cui si fa di base, si tirano le somme di come è andata la consultazione pubblica, può essere sviluppato in vari modi. Le linee guida ci suggeriscono una sequenza ideale di temi da trattare nel report, cioè una sintesi del processo, i dati in termini di analytics dei partecipanti, le osservazioni pervenute possono essere messe integralmente o sintetizzate, le considerazioni dell'amministrazione sulle osservazioni pervenute, che sono forse la parte più interessante e più appetibile del report, e l'esplicitazione di quelle che sono state accolte. È interessante, ve lo dico, perché può essere, cioè credo che la pubblica amministrazione che tira le somme di un processo partecipativo debba pensare di rispondere innanzitutto alle persone che hanno partecipato a quel processo partecipativo, ma che davvero colga quel momento come opportunità di accountability e più in generale di apprendimento collettivo rispetto a un tema in cui, su cui c'è stato un dibattito, e quindi il report dovrebbe in qualche maniera permettere a chiunque di capire come si è sviluppata di come si è sviluppato questo momento partecipativo, di come ha funzionato, cosa la pubblica amministrazione ha preso e come questi elementi conoscitivi possono appunto diventare patrimonio comune aperto a tutti. Una volta redatti, gli esiti della consultazione vanno chiaramente comunicati, quindi l'attività di comunicazione sostanzialmente non si ferma mai, è sempre in parallelo ad ogni fase del processo partecipativo. E infine, quinto passo, le linee guida ci dicono di valutare le attività di consultazione al pari di qualunque altra politica pubblica, quindi ragionare sul se si sono raggiunti i risultati iniziali, se non si sono raggiunti per quale ragione. Il processo partecipativo è stato poco promosso, è stato progettato male, il sito era poco accessibile e via discorrendo. Altro momento è una valutazione sul grado di partecipazione, se tutti sono stati ascoltati in qualche modo, se ci siamo persi qualcuno durante il processo partecipativo e qual è stato l'impatto dei contributi. L'aspetto più interessante però secondo me è proprio la possibilità che una pubblica amministrazione attraverso l'attività di consultazione vado a costruire una comunità di pratica, vado a costruire una platea più o meno interessata, coinvolta di soggetti a cui si può rivolgere uno zoccolo duro di partecipanti ai processi partecipativi, che è un patrimonio pubblico, è il legame tra, lo dicevamo prima, l'abbiamo detto più riprese e ci torno spesso, tra istituzioni e cittadini, una cosa che sostanzialmente va rilanciata, va consolidata in ogni buona occasione, e i processi partecipativi in questa logica possono certamente essere uno di questi momenti. Detto questo, io vi ho più o meno raccontato tutto riguardo a come funzionano le linee guida. A questo punto vedo che c'è qualche domanda, penso si possa glissare e passare invece con voi in rassegna alcune iniziative dirette di partecipazione pubblica. Condivido il mio schermo, ma prendo, vediamo, il mio browser, che è questo qui. Datemi solo un istante, perfetto. Vi chiedo un feedback rispetto al fatto che vediate quello che sto vedendo io, anche una riga di chat al volo. Dovreste vedere in questo momento la pagina di Mentipiada a cui vi siete iscritti, quindi perfetto, ok, grazie Angelo, grazie a tutti, grazie Gabriella. Quindi di fatto in questo seconda parte ideale del mio intervento, l'idea era provare a raccontarvi le tecnologie attraverso cui una pubblica amministrazione può implementare tutto quello che ci siamo detti adesso. Chiaramente ci orientiamo verso tecnologie open source, chiaramente guardiamo alla tecnologia scelta da Funzione Pubblica qualche anno fa, nel momento in cui, come vi raccontavo prima, si è andato a definire questa attività sul quarto piano nazionale di Open Government, e che poi insomma si è dimostrata la scelta giusta, perché è stata ripresa anche da
molte altre pubbliche amministrazioni, non solo italiane. Di fatto la piattaforma Decidim è stata sviluppata dalla comunità di dalla comune di Barcellona. Barcellona l'ha fatto anche attraverso un finanziamento europeo che poi in qualche maniera ha reso tutta questa partita open source, come credo fosse un Horizon per chi di voi ha più confidenza con la programmazione europea, quindi era un bando piuttosto tecnico dedicato appunto a rafforzare la partecipazione pubblica. La piattaforma è stata sviluppata e pensata soprattutto nel momento in cui Barcellona si confrontava col tema della Smart City. Questo secondo me è l'aspetto più interessante dell'iniziativa di Barcellona, cioè Barcellona dice: io faccio la Smart City ma non voglio una città fredda in qualche modo, che si nutra soltanto della tecnologia, dei dati, delle applicazioni sviluppate dalla Smart City. Al momento in cui implemento tutte queste attività voglio anche rafforzare la democrazia attraverso la tecnologia. Quindi l'idea è di evolvere il concetto di Smart City per Barcellona verso quello di Open City, in cui ha una serie di informazioni che possono essere afferrate facilmente grazie alla sensoristica della Smart City, affiancare momenti di partecipazione pubblica con una piattaforma che più o meno ne desse visibilità e desse l'opportunità a tutti di partecipare. Quindi di qui avviene Destiny in Barcellona, come vi dicevo diventa una piattaforma open source disponibile a tutti. Questo è il sito attraverso cui Desidem racconta se stesso. Ci trovate una serie di risorse utili, tra cui anche una demo online attraverso cui potete un po' giocare e capire come sta funzionando, come funziona il codice. Soprattutto ci trovate questa sezione qui che è dedicata a una sorta di showcase che mostra tutte le amministrazioni pubbliche, non solo, che hanno implementato Desidem. Ci vedete molte città, alcune di queste le vediamo più avanti. Ci sono anche organismi di livello territoriale più alto, la stessa Unione Europea in questo momento utilizza Desidem per le proprie politiche di ascolto. Ci sono un'altra serie di soggetti, anche organizzazioni che portano avanti le proprie politiche di ascolto attraverso il software Desidem. Ad esempio in Italia noi lo usiamo, come vi dicevo, per la piattaforma partecipa che vediamo più avanti, ma chiaramente ci sono tante altre pubbliche amministrazioni, ad esempio il Comune di Milano che utilizza Desidem per i propri processi partecipativi e affianca ai processi partecipativi di tipo consultivo anche altri tipi, altri momenti di partecipazione. Vedete il referendum, le petizioni, insomma, attraverso Desidem si possono svolgere tutte queste attività. Ci sono, lo dicevo prima che iniziasse il webinar, da un po' di tempo anche la regione siciliana, a proposito di regioni, utilizza la stessa piattaforma che Sicilia Partecipa, su cui proprio qualche giorno fa è partito un processo partecipativo sui fondi strutturali per la tornata 21-27. Quindi in questo momento è partito da poco, però insomma tutti i cittadini della regione siciliana e non solo possono dare il proprio punto di vista sul modo in cui la regione siciliana sta portando avanti la propria programmazione. Mi sembra insomma un'iniziativa interessante, soprattutto rispetto, perché parliamo di una policy molto molto complessa come quella che è la programmazione del FESR 21-27, ma anche molto molto ricca. Anche a proposito di PNRR e del modo in cui vengono gestiti i fondi della pubblica amministrazione, iniziative di questo tipo a mio avviso diventano molto interessanti. Mentre questa è la piattaforma Partecipa, in questo momento sono attive due consultazioni, in particolare ce n'è una che si chiama Facciamo Semplice l'Italia, avviata dal Dipartimento della Funzione Pubblica sulla semplificazione, sempre in logica di PNRR. Vedete, questa è il documento di consultazione, piuttosto che carta di identità del processo, se lo si vuole chiamare così. Cioè di fatto è una pagina che poi in una consultazione pubblica può chiaramente diventare la pagina di accoglienza, in cui ho tutta una serie di informazioni, cioè un'introduzione al processo partecipativo, una descrizione di come si fa a partecipare e tutta una serie di altre informazioni che possono essere utili per capire di come sta funzionando. Ad esempio ci sono stati vari processi partecipativi, in questo sono circa una ventina,
ospitati dalla piattaforma Partecipa, molte pubbliche amministrazioni molte pubbliche amministrazioni di livello centrale, perché in questo momento Partecipa è rivolta alle sole amministrazioni centrali, agenzie, hanno portato avanti i propri processi partecipativi. Ad esempio, questa è stata una consultazione che si è chiusa qualche mese fa, che si chiama Verso una piena inclusione delle persone con disabilità, in cui il Dipartimento per le ve lo dico bene, l'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità ha chiesto a tutti i soggetti esterni di dare la propria opinione sulla revisione della legge sulla disabilità, anche su impulso europeo e ancora una volta finanziata dai fondi del PNRR. E vedete, i temi in oggetto di consultazione in questo caso erano esplicitati sulla pagina d'accoglienza, e ci trovate più o meno i temi caratteristici del tema della disabilità. In questo caso, ad esempio, proprio per dirvi come la piattaforma può essere utilizzata a seconda delle esigenze, ai temi, a questi sei temi principali, che sono quelli della legge sulla disabilità, in questo caso i colleghi dell'Ufficio per le persone con disabilità ne avevano aggiunto un settimo, che erano best practice, cioè erano racconti di soggetti che si confrontano col tema delle disabilità e soprattutto nel periodo di pandemia avevano modo di raccontare la propria storia. Queste storie sono chiaramente state utilizzate, discusse, ragionate dai colleghi dell'Ufficio per persone con disabilità per ridefinire e tarare al meglio le modifiche di legge sulla disabilità. Potrebbe essere utile in una consultazione pubblica esplicitare per quale ragione un soggetto dovrebbe partecipare, potrebbe essere utile esplicitare chi dovrebbe partecipare, quindi conclamare le categorie principali a cui ci si rivolge, una riflessione sui tempi, una riflessione su come prendere parte alla consultazione. Considerate che restando sulla piattaforma Desi, di base ogni processo partecipativo per Desidem, quindi per la piattaforma che utilizza Partecipa, ma anche per la piattaforma, per la stessa tecnologia utilizzata in Emilia Romagna, ci sono più o meno tre elementi caratteristici. Una è questa, la pagina di accoglienza, in cui è opportuno restituire tutte queste informazioni. Una seconda elemento caratteristico sono le fasi, cioè il modo in cui ogni processo partecipativo per Desim è un processo, cioè un momento che non si esaurisce in un'unica istanza, ma che viene portato avanti in un periodo temporale più o meno articolato, in cui avvengono cose diverse. Quindi il processo partecipativo può essere strutturato in più fasi. E poi ci sono i cosiddetti moduli che permettono agli utenti di dare il proprio feedback all'amministrazione che lo sta promuovendo. Questo è il modulo più core, se volete, della piattaforma Desi, che è il modulo proposto, in cui in questo caso qualunque soggetto o qualunque utente può loggarsi e aggiungere la propria proposta mettendoci un titolo, una descrizione e, nel caso in cui la consultazione lo prevede, un ambito tematico di riferimento. Poi questa roba chiaramente viene restituita nella pagina di aggregazione, quindi gli utenti possono andare a navigare le proposte arrivate attraverso le categorie o attraverso tutta un'altra serie di parametri. Però di base, vedete, la tecnologia funziona in questo modo ed è particolarmente interessante e particolarmente flessibile. Sulla flessibilità vi dico anche che le pubbliche amministrazioni non sono gli unici soggetti che in questo momento utilizzano Desidem, anche altri soggetti privati, per esempio il Partito Democratico, quindi un'organizzazione politica, utilizza un'installazione di Desidem per le cosiddette democratiche, che sono dei momenti di partecipazione che avvengono sul territorio e sono organizzate sia con momenti in presenza che con momenti online. Quello che vedete sotto questo sito di fatto è Desidem organizzato attraverso le modalità con cui in questo caso questa organizzazione fa più comodo strutturare le sue funzionalità. Quello davvero che però che mi interessa approfondire qui è che la piattaforma è abbastanza flessibile e più o meno ha dentro tutti quegli elementi che possono essere utili a una pubblica amministrazione per portare avanti un processo partecipativo. Lo può fare, non, non, no,
con una buona conoscenza di base del software si possono fare cose piuttosto elaborate. Nella dimostrazione, le modalità, il modo in cui lo usiamo su Partecipa, che ripeto, ospita consultazioni di soggetti molto diversi l'uno dall'altro e sviluppa processi partecipativi che hanno spesso obiettivi e modalità molto differenti, pure vengono portati avanti. Allo stesso modo la regione Emilia-Romagna, con la piattaforma recentemente lanciata, che appunto riutilizza lo stesso Desim, porta avanti processi partecipativi molto distinti l'uno dall'altro. Detto questo, io mi auguro di aver corso troppo, chiedo a Sabrina Franceschini di condividere le sue slide e di aprire il suo microfono e la sua webcam prima di passarle la parola. Sabrina, eccoti qui. E mi vado a guardare le domande dal momento in cui, così magari vi rispondo in chat. Lascio la parola a Sabrina Franceschini e riprendo anche fiato, che sono quasi a terra. Grazie Gianfranco. Vedete la presentazione a schermo pieno? Ok, allora cercherò, visto l'orario, di non togliervi l'appetito. Due parole, anche perché molti di voi credo che abbiano partecipato agli altri incontri, quindi spero di non dirvi cose che avete già sentito troppe volte. Rapidamente, qual è il contesto nel quale operiamo in Regione Emilia-Romagna? Il contesto di una legge, che è la legge 15 del 2018, una legge sulla partecipazione. E come lavoriamo? Lavoriamo sulla base appunto di quello che dice la legge, quindi siamo organizzati con una serie di persone che siamo noi, quindi io, avete sentito Manuela, e dietro le quinte, insomma, tante altre persone che avete visto anche in chat che sono intervenute per dare, insomma, più informazioni possibili, però l'organizzazione prevede anche che c'è un ruolo, una figura in assemblea legislativa, che è il tecnico di garanzia della partecipazione, con uno staff che lavora, si realizzano delle attività in gabinetto, quindi un'organizzazione, diciamo, che vede coinvolti diversi settori in realtà della regione. Le attività che svolgiamo sono tante e diverse, dopo lo vedremo meglio in un'altra slide, così come anche gli strumenti. Cerco di andare velocemente, appunto, per darvi giusto un quadro rapidamente. Noi ogni anno realizziamo, perché questo ci dice anche la legge, un programma di attività. Quindi ecco, vedete, queste sono le attività previste nel programma approvato in giunta e poi in assemblea per il 21 e 22, e in particolare io qui ho indicato con questa freccia il fatto che appunto a partire da quelli che sono gli obiettivi proprio indicati dalla legge, quindi vedete come già la legge, insomma, individui tante, ci dia tante direttive di lavoro, e poi quelle che sono tutte le attività che promuoviamo. Tra queste appunto c'era quest'anno lo sviluppo di una nuova piattaforma di democracy. Dico nuova perché in realtà noi abbiamo cominciato a sperimentare piattaforme di democracy fin dal 2013, cioè decisamente troppo presto, nel senso che il primo progetto, che si chiama Partecipa.net, in realtà ha avuto anche, come dire, successo rispetto agli obiettivi che si era posto ed è, cioè, ha ricevuto anche molti riconoscimenti, quindi non possiamo dire che non sia stato un progetto positivo, però indubbiamente la capacità poi di appunto ingaggiare le persone, di coinvolgere soprattutto numeri significativi o anche di realizzare processi su politiche significative, perché sono entrambi questi elementi che poi sono naturalmente importanti, non è stato da questo punto di vista particolarmente soddisfacente. Perché? Perché nel 2013 decisamente il livello di digitalizzazione della popolazione italiana era molto basso. Siamo andati poi in un'evoluzione con un'altra piattaforma che si chiamava Io Partecipo e poi Io Partecipo Più, quindi anche qui due passaggi in realtà, aumentando, diciamo, anche quantitativamente i processi e quindi le policy regionali sulle quali siamo riusciti comunque a realizzare delle consultazioni. E poi però appunto siamo di recente, anzi molto di recente, il giorno di San Valentino di quest'anno, siamo andati online con la nuova piattaforma che si chiama Partecipazioni, che come ha detto Gianfranco è basata su Desidim. Prima di arrivare però a febbraio, quello che noi cerchiamo di fare sempre, ogni qualvolta è possibile quantomeno, è di arrivare a definire come raggiungere degli obiettivi e quindi poi quali azioni realizzare per raggiungere questi obiettivi attraverso dei percorsi di coprogettazione. Lo avevamo fatto già con anche Io Partecipo Più, lo abbiamo fatto per Partecipazioni. E qui ho messo una slide giusto per darvi l'idea, insomma, del percorso che abbiamo svolto a partire dal settembre del 2020. Noi siamo in realtà partiti già con l'idea che Desidim potesse essere la piattaforma giusta,
però attraverso questo percorso abbiamo anche voluto verificare se effettivamente, come dire, quella che per noi in quel momento era un'intuizione data anche appunto dall'analisi di quello che vi ha fatto vedere Gianfranco, cioè dal fatto che Desilima abbia anche già una community di sviluppo, è un software open source, quindi tutta una serie di caratteristiche che ce la rendevano molto adeguata a quello che volevamo fare. Però attraverso questo percorso che ha coinvolto sia stakeholder interni alla regione che stakeholder del territorio, siamo andati a voler definire appunto insieme una strategia più complessiva di questo progetto, che si è svolta appunto in questo modo. E vedete, se qualcuno di voi ha un minimo insomma di conoscenza anche delle tecniche di co-design, come appunto questo percorso ha previsto proprio una vera azione di co-design. Quindi abbiamo prima definito le persone, poi la user journey, poi il blueprint, le iniziative di onboarding, eccetera, eccetera, eccetera. Quello che di questo lungo percorso ho voluto solo inserire in queste slide, ho voluto mettere un paio di slide rispetto a quelli che sono stati gli obiettivi di progetto individuati, diciamo, nel gruppo di stakeholder interni, e gli obiettivi di progetti invece individuati dagli stakeholder esterni, perché lo trovavo interessante anche rispetto, per esempio, ad alcune delle proposte che sono emerse già nel processo che stiamo facendo, appunto, trasformazioni. Quali sono le principali, quelle al centro della strategia, dal versante, diciamo, della regione? Sicuramente la diffusione e l'adozione della piattaforma, il tema della misurazione della partecipazione, e quindi questo si lega molto anche a tutto un tema che ha a che fare con la valutazione naturalmente della partecipazione, il successo e il riuso, come attraverso strumenti voluti, semplici, affidabili, avendo però anche dei contenuti, quindi delle tematiche, quindi delle politiche, dei processi interessanti per i nostri stakeholder, i nostri cittadini, perché questo è sempre un elemento fondamentale. Se la proposta che fai non è di interesse, non è vicino al sentire i bisogni dei cittadini o degli stakeholder, è molto difficile riuscire a ingaggiarli. E poi appunto il tema della scuola e della formazione. Il tema della scuola è un tema appunto che è stato messo sul tavolo anche durante il workshop della settimana fa. Dal lato degli enti, quello che ci sono state indicate come priorità, sicuramente quello appunto di riuscire ad allargare la partecipazione, di far sì che la partecipazione in qualche modo sia una modalità diffusa e non dico ordinaria, perché comunque non sempre è necessario o opportuno aprire un percorso o un processo partecipativo rispetto a una scelta, però sicuramente coloro che lavorano poi nei comuni anche ci hanno detto soprattutto sarebbe importante che il concetto di partecipazione, e qui di nuovo è emersa la necessità anche di fare formazione per esempio agli amministratori proprio su quelli che sono i principi della partecipazione, cioè quali benefici si può portare a casa una pubblica amministrazione e quindi anche un amministratore dal fatto appunto di avere un atteggiamento più aperto di ascolto e di coinvolgimento della cittadinanza, da cui deriva il secondo naturalmente. Tutto questo aiuta anche sul versante delle relazioni, quindi della fiducia che si può instaurare tra i cittadini e la propria amministrazione di appartenenza. Non so, io qui avevo messo questo video di presentazione, mi direte se non si sente nulla. Partecipazione è la nuova piattaforma digitale della Regione Emilia-Romagna dedicata ai processi e alle politiche di partecipazione. Su Partecipazioni puoi prendere parte ai percorsi promossi dalla Regione, condividendo in modo trasparente idee, proposte, commenti, sostenendo i contenuti proposti dagli altri cittadini e dando così il tuo contributo alla costruzione delle politiche regionali. Per partecipare è necessario registrarsi. Puoi farlo utilizzando SPID, la carta d'identità elettronica o la carta nazionale dei servizi. Visita il pannello dei processi per scoprire quali sono le iniziative di partecipazione in corso. Per partecipare, entra nel processo che ti interessa. All'interno di ogni processo, nella pagina introduttiva, trovi una descrizione generale, le informazioni di contesto e i documenti allegati, utili a farti un'idea sul contenuto del percorso. La piattaforma offre vari tipi di strumenti di partecipazione attiva. Consultando le pagine informative e gli spazi notizie, puoi aggiornarti sul contenuto del processo in corso e sulle ultime novità. Facendo proposte, puoi pubblicare la tua idea o il tuo progetto rispetto ad un ambito definito dalla regione.
A seconda dei processi attivati, puoi anche commentare, sostenere o votare le proposte degli altri cittadini. Nei calendari incontri puoi visualizzare gli appuntamenti in programma o informarti sugli esiti di un incontro già svolto. All'interno di ogni incontro puoi trovare la descrizione dell'evento, le attività previste e i materiali allegati. Prendendo parte alle consultazioni, potrai rispondere ai questionari proposti dalla Regione, contribuendo a delineare un quadro completo delle tematiche in gioco. Partecipazioni ti permette di dire la tua nelle decisioni che contano per la nostra Regione. Che cosa aspetti? Visita partecipazioni.emr.it, registrati e partecipa. Ecco, chiudo con altre due rapidissime cose. Come si fa a partecipare entro partecipazione? Il video un po' l'ha già detto. Qui ho voluto mettere, anche se non è neanche particolarmente leggibile, un elenco degli strumenti. Questo per sottolineare due cose. Una, appunto, come già sto in parte detto da Gianfranco, che la piattaforma è molto modulare, quindi a seconda delle necessità del singolo processo partecipativo, consente appunto, cioè a disposizione un set di strumenti molto ricco. E l'altra è perché queste sono delle immagini prese da un manuale che noi abbiamo realizzato per gli amministratori di processo, che fa parte di un kit, nel senso che stiamo facendo, siamo anche a buon punto, insomma, grazie appunto al lavoro di tutta lo staff partecipazione, un kit che appunto abbia al suo interno tutte quelle che sono le risorse utili per chi deve realizzare un processo partecipativo su partecipazioni. Noi come staff appunto diamo supporto alle varie strutture e questo è un pezzo di uno degli strumenti, quindi nel momento in cui si va a progettare un processo partecipativo è importante sapere quali sono gli strumenti che la piattaforma mette a disposizione e vedere quali sono utili, quindi sicuramente o probabilmente non tutti, ma alcuni di questi sono utili appunto per raggiungere gli obiettivi che il nostro progetto si dà. Le consultazioni attive in questo momento sono quelle che vedete, quindi abbiamo da un lato delle consultazioni che sono proprio nella fase ascendente del diritto europeo, quindi la violenza di genere domestica, la legge sui dati, il processo ancora aperto sulla definizione di un piano costa, quindi che costa sarà, e soprattutto quello insomma che in questo momento ci sta più a cuore, e qui perché insomma è proprio nostro, quindi perdonatemi, mi perdonino insomma gli altri se faccio più pubblicità per questo, però insomma per noi è molto importante perché appunto, come è già stato detto, attraverso questo percorso di coprogettazione vogliamo andare a definire insieme a voi il programma triennale di formazione, quindi per noi è fondamentale sapere appunto su quali contenuti e con quale modalità andare a realizzare la formazione, che è così importante, e tanto più che anche nella nostra legge è proprio insomma, indicata come un'attività assolutamente fondamentale da realizzare. Sì? I 21. Abbiamo passato anche qualche minuto. Per essere precisi, ci avevamo presi qualche minuto finale per eventuali domande. Mi auguro, io provo ad avviare verso le conclusioni, poi chiunque volesse scriverci due righe in chat può farlo in questi ultimi 5 minuti. Mi auguro che si sia compreso quello che è il senso insomma, di questo webinar, nel senso noi volevamo, come vi accennavo all'inizio, rilanciare sul tema appena accennato da Sabrina, cioè dare l'opportunità in un piano di comunicazione più ampio il processo partecipativo trasformazioni, perché di altro c'è una fortissima coincidenza di obiettivi, nel senso che noi come progetto Open Government, metodi e strumenti per l'amministrazione pubblica, cioè quello dentro cui nascono questi progetti pilota, tra cui questa collaborazione con la Regione Emilia Romagna, il tema della formazione sarà anche come forma, ci occupiamo da parecchio, ci interessa moltissimo a provare a definire
anche in logica di syllabus, non so se ne avete sentito parlare, cioè quel documento della funzione pubblica individua le competenze digitali per tutti i dipendenti pubblici dovrebbero avere articolandolo su 5 ambiti diversi, i 5 formaggini, come dicono i miei colleghi che se ne occupano, ricordando quelli del trivial pursuit, no? le competenze indispensabili per un dipendente pubblico nell'era del digitale, ci interessava soprattutto di fare una riflessione condivisa, e qui è particolarmente interessante peraltro il fatto che il processo partecipativo della Regione Emilia-Romagna si rivolga di fatto a chiunque, nel senso prescinda dalla localizzazione sul territorio, ma anzi sia partecipato, sia alimentato, sia rilanciato anche da soggetti che si occupano in altri luoghi degli stessi temi, quindi si crea una community, un po' come dicevamo prima a proposito di linee guida, cioè si crea una community di interesse intorno a un tema che è di discussione, e una pubblica amministrazione in qualche modo si faccia carico di mantenere viva l'attenzione e il dibattito pubblico intorno a questi temi. Quindi davvero questi webinar, l'idea era quella di articolare momenti in cui si rilancia questo processo partecipativo ad altri momenti in cui in qualche maniera il tema della partecipazione, dello stesso processo partecipativo, trasformazioni più generale dell'iniziativa dell'Emilia Romagna e del progetto Open Government si possa collocare dentro dei riferimenti più ampi, come quelli del governo aperto, come il tema della partecipazione, come riferimenti puntuali alle linee guida, come metodologia, insomma, come strumento operativo, al software Decidim come piattaforma vera e propria, e più in generale intorno a quello che si può fare partendo da queste premesse. La Regione Emilia-Romagna ci mostra come nel corso degli anni le politiche di democracy, peraltro mi piace molto il tema che la definizione fa molto primo avviso di government, quando si chiamava, tutte queste cose si chiamavano i democracy, aveva proprio una collocazione puntuale sulla prima programmazione, sui primi avvisi di government, e come si possa portare avanti, come si possa portare avanti in maniera strutturata. E quindi dal lato nostro, in un seminario online, come dicevo prima, aperto a tutti, dal taglio assolutamente divulgativo, ci interessa dare i riferimenti e mostrare come questa cosa può essere implementata nelle pubbliche amministrazioni italiane. Detto questo, io vedo una chat, ma no, forse è Angela. Ok, Angela che rilancia il suo processo partecipativo. Guardate in chat, ci trovate l'ultimo link che aveva postato Angela Nasso, quello che vi porta direttamente alla pagina attraverso cui poter inserire, commentare, votare le vostre proposte rispetto al piano triennale della formazione e della partecipazione della Regione Emilia-Romagna, insomma, processo trasformazioni. E quindi ci interessa particolarmente dare visibilità a questa fase di raccolta dei feedback, delle proposte, degli spunti che arrivano dall'esterno. Detto questo, mancano 5 minuti e più o meno credo di avervi raccontato tutto, alcune cose operative a conclusione, insomma, primo pomeriggio, tanto poi di mangiare un pezzo di pizza, e vi cerchiamo di mettere tutti i materiali, le slide proiettate oggi e la registrazione integrale del webinar sempre sulla pagina di Vettipiato a cui vi siete iscritti. Altra cosa che vi volevo dire, la pagina di iscrizione per questo ciclo di webinar è assolutamente aperta, quindi se volete raccontarla, promuoverla o avere modo, o magari vi viene in mente qualcuno a cui possono interessare i temi discussi, potete ugualmente girargliela, invitarlo ad iscriversi, o comunque su quella stessa pagina ci trovate tutti i materiali sviluppati, le registrazioni e le slide utilizzate da tutti i nostri relatori. A questo punto credo che a me non resti che darvi appuntamento al prossimo webinar, che si svolge ve lo dico subito senza con le date, il 4 maggio, quindi ci vediamo tra qualche settimana, e parleremo di dati aperti, parleremo di accountability attraverso i dati aperti, parleremo di monitoraggio civico, proviamo a guardare un po' più da vicino quello che sta avvenendo in Italia su come congiungere il tema della partecipazione a quello della trasparenza attraverso i dati aperti. È interessante, ci sono delle iniziative interessanti, si può fare parecchio a mio avviso lato pubblica amministrazione, alcune pubbliche amministrazioni lo stanno facendo, proveremo a contarvele, e poi chiaramente proviamo a guardare quello che è su questo
tutti i temi avviene in Regione Emilia-Romagna attraverso l'intervento di una collega di Sabrina Franceschini, di cui non ricordo il nome, ricordo Nora, ma non mi ricordo il cognome. Sì, Eleonora Verdini. Eleonora Verdini. Il servizio okay. Si occupa proprio di dati, sviluppo nuovi progetti, quindi... Quindi guarderemo con la stessa logica che abbiamo avuto oggi, proveremo a guardare il tema in generale e poi un affondo su quello che sta avvenendo in Regione Emilia-Romagna. Detto questo, grazie a tutti voi per averci fatto compagnia, per aver scelto di trascorrere con noi questa oretta e mezza di chiacchierata. Grazie assai Emanuela che ci ha raccontato come sta andando avanti il processo partecipativo. Grazie di tutto a Sabrina Franceschini del racconto di oggi e di tutto quanto. Grazie a tutti, buon pranzo, buon... Grazie a tutti e a tutti anche da parte mia, da tutto il gruppo. Grazie ancora, a presto, grazie a tutti. Ciao.